Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Allora, se io le dico ci credeva, non mi dica di sì, perché altrimenti dovrei, come dire, immaginare che ha dei, riesce a vedere nella sfera di cristallo. Presidente. Allora, io ci credevo, diciamo, da un certo momento in poi, perché mi rendevo conto che era difficile. Cioè, fare quello che abbiamo fatto noi non era una cosa semplice, era un qualcosa di difficile. Cioè, veramente una cosa... Presidente Guarascio, c'è stata questa esplosione di gioia proprio perché era inaspettata, perché nessuno avrebbe puntato un euro quando lei ha sostituito il Fontana con il nuovo tecnico Braglia, tant'è che quando Braglia, secondo me, e ha chiesto il premio a vincere e ha detto ma io te lo do, tanto no, dal penultima posizione, scusa. No, gli ho detto non vedo l'ora di dartelo, cioè di pagartelo il premio di promozione, quando appunto abbiamo stabilito il compenso, perché il compenso di Braglia era stato strutturato proprio in questi termini. Però il fatto che lui abbia detto questo a me ha fatto piacere, perché comunque era un po' quello che noi avevamo pure immaginato, diciamo, nella fase iniziale. Poi le prime partite non andarono bene, però comunque sapevamo che era lungo il percorso e quindi si poteva recuperare. Lei ha 8 anni alla guida del Cosenza, vero? Sì, sono 7, sì, quest'anno sono 7. La stagione 2011-2012, diciamo. 11-12, diciamo. 11-12. Si era fatto un programmino per arrivare dove è arrivato, mi dica, sia sincero. Allora, l'obiettivo della B era un obiettivo, diciamo, che è venuto successivamente, perché noi quando siamo partiti, intanto siamo partiti in 9 soci e quindi i primi 2 anni l'ho vissuto il Cosenza, il calcio, in un modo anche molto marginale. Poi abbiamo iniziato a vincere i playoff nazionali in Serie D. E da lì, diciamo, ho iniziato un po' a prendere coscienza. Poi abbiamo fatto i ripescaggi in C2, successivamente abbiamo fatto la C1, il salto in C1, Coppa Italia, e diciamo che nella fase già della C2 e della Coppa Italia, insomma, immaginavo che era un qualcosa in cui si poteva fare, ma la cosa più importante è che me la chiedevano tutti. Ha mai pensato un attimo nel momento di sconforto, quando le cose non giravano per il verso giusto, lascio tutto e arrivederci e grazie? Oh, lo dica, tanto adesso è passato del tempo. No, questo no, perché il mio modo di fare è quello che quando inizio una cosa la porto sempre a compimento. Quindi... Lei ha detto io sono un uomo fortunato, no? Ma diciamo che la fortuna non ce l'ho contro. Senta, adesso che cosa significa, cosa vuol dire questo traguardo raggiunto? Ma significa tanto, perché intanto significa una grande responsabilità, intanto significa attrezzarsi per mantenere questa categoria e significa anche confrontarsi rispetto a prima a livello nazionale, perché noi abbiamo i nostri competitor, si chiamano Verona, si chiamano Palermo, si chiamano Salernitana, voglio dire, un po' l'Italia con la Serie B diventa un palcoscenico nazionale e forse anche oltre, per cui il livello si innalza e si innalza di molto. Queste squadre che ho citato e tutte quelle che sono in B sono anche state in A, cosa che il Cosenza ancora non è stato. Qualche sfizio se l'è tolto con questa promozione? Ma no, perché io poi... Qualcuno che diceva, insomma, dove devono andare, dove devono arrivare? Ma no, perché lì la risposta, voglio dire... Quindi in Calabria tutti compatti, tutti amici, secondo lei, tutti hanno gioito della vittoria del Cosenza?
Ma io penso di sì, perché la Calabria secondo me ha voglia di riscatto. Noi siamo in Calabria, si parla spesso in un modo negativo, attraverso lo sport e il calcio probabilmente siamo riusciti a dare una risposta negativa e una risposta positiva che comunque ha, come dire, una sua precisa connotazione nel fatto che ci siamo arrivati pure con tutto il tempo che occorre, ci siamo arrivati credo anche nel momento giusto. Senta, quanto tempo ci ha messo per capire come funzionava il mondo del calcio? Ma i primi 2 anni me ne sono proprio disinteressato, nel senso che avevo un po' delegato a un'area tecnica e quindi non mi sono interessato. Quello che ho fatto da subito, ho capito che ci voleva un sistema aziendale, quindi non ho fatto altro che portare i principi che io utilizzo nella mia azienda, li ho portati. Ha trasferito pari pari il modello aziendale. Il modello aziendale, perché secondo me il calcio va gestito in questo modo. Dicono che lei è una sorta di, come dire, controlla tutto, guarda tutto, vede tutto, tutto deve passare da lei, insomma, ha una gestione, come dire, è molto presente nelle aziende, è così? No, io, anzi, i ruoli, diciamo, li rispetto molto. Poi quando ci sono situazioni, visto che comunque nel calcio vige una regola che è quella della responsabilità oggettiva, su quelle cose sono un po' più vigile, ma niente di più. Il resto hanno la più assoluta autonomia e anzi li responsabilizzo, magari non li delego, però li responsabilizzo. Ha trovato un calcio sporco quando ha preso in mano il Cosenza? Ha trovato situazioni che non rispettavano il suo ideale di sport? Guardi, quando ho preso il Cosenza, non a caso la storia praticamente non ne parliamo. Del passato, visto che ci sono, mi pare anche in corso, insomma, alcuni procedimenti fallimentari, chiaramente forse erano anche momenti diversi e quindi c'era una situazione veramente diversa, completamente diversa. Oggi lei ha detto il primo posto della mia ipotetica graduatoria di cose da fare è avere la possibilità di costruire una società pulita in cui ci sia, no? Vengano onorati quelli che sono i dettami fondanti dello sport e nello stesso tempo economicamente sana. È così? Cosenza non ha debiti. No, Cosenza è una delle società, d'altro canto noi l'abbiamo, come dire, con tutte le verifiche del caso, ma addirittura noi andiamo oltre perché comunque abbiamo un codice etico dove tutti, a cominciare tutti quelli che sono coinvolti nel Cosenza Calcio, praticamente sottoscrivono un codice etico, oltre che quello disciplinare. E dal punto di vista del bilancio abbiamo un bilancio, diciamo, molto trasparente, perché l'abbiamo quest'anno anche certificato, per cui una società di certificazione, per cui noi siamo, come dire, da questo punto di vista abbastanza avanti nello scenario nazionale, credo che siamo tra le società più in regola, comunque siamo normali, ecco. Se ci paragoniamo ad altri probabilmente siamo normali. Senta, lei ha vissuto anche momenti, voglio dire, ha sperimentato anche la contestazione sulla propria pelle, e lì si è sentito da solo o no? O ha sempre potuto contare su vicinanza, affetto, stima, incoraggiamento? No, lì devo dire che da solo mai, perché insomma, la contestazione credo che fa parte un po' del gioco. E comunque è un qualcosa in cui non fa piacere, ma in ogni caso ho trovato tantissime solidarietà. Persone, solidarietà assoluta, sì. E a vittoria ottenuta qual è stata la telefonata che le ha fatto più
piacere, diciamo. Gli ha fatto piacere, l'ha fatto sentire orgoglioso di quello che aveva fatto. Ma diciamo che... Me ne dica una. Una è Giancarlo Abete. Che gli ha detto? Giancarlo Abete si è complimentato, ma ha anche, diciamo, apprezzato il modo, e lui conosce la società, per cui insomma si è complimentato e poi si è anche espresso positivamente, perché al seguito avevamo un po' tanta gente, cosa che è difficile in queste competizioni di Serie C. Ecco, queste cose non pesano poi in un giudizio complessivo da parte della Lega nei confronti delle società? Il fatto di avere tanti tifosi appassionati, perché non credo sia una cosa comune 10.000 persone che affrontano 750 chilometri per assistere a una partita, insomma, non è una cosa... Ma questo ora fa parte della riforma, in effetti il Nord Italia gode di un palcoscenico. Dico, gli avranno detto, guarda che cioè siete una società attenzionata positivamente, sì, perché sì, c'è no, questo, ma... questa passione popolare straordinaria, no? No, ma è un qualcosa in cui c'è stato un po' di meraviglia, perché è chiaro che loro seguono anche durante la stagione. Si è passati da 1.500 spettatori fino ad arrivare a 18.000 nella partita. Come se l'è spiegato questo? Ma io me lo sono spiegato perché c'è una parte della tifoseria che è quella in cui, diciamo, che sono gli over 50, no? Che si erano allontanati, diciamo. Che sono quelli praticamente che conoscono la Serie B perché l'hanno vissuta. E poi si sono, rinnamorati? Rinnamorati, e nello stesso tempo hanno anche capito che ce la potevamo fare. Cioè le è andato fiducia, diciamo. La fiducia, credo, una fiducia che questo mi ha pesato molto, me l'hanno sempre dimostrata, questa fiducia è anche una grande responsabilità, per cui questa è stata una grande cosa. E poi l'altra cosa che non ne parla nessuno, vi posso assicurare che i ragazzini da 8 anni fino a 20-25 anni, loro non conoscono il Cosenza del passato, ma sono veramente i più accaniti tifosi del Cosenza, e lo manifestano ora con queste forme sui social, ma sono veramente... E la parte, diciamo, come dire, quelle che hanno conquistato insieme al Cosenza la Serie B, perché non la conoscevano, quindi quella è la parte più bella ed è quella che mi interessa più di tutto. Senta, nel momento in cui c'era da prendersi gli applausi, stare sotto i riflettori, sopra il palcoscenico, lei ha fatto un passettino indietro, no? Perché, per esempio, nell'ultima gara disputata, la finale a Pescara, quando c'è stato poi il momento, visto un po' defilate, è una mia impressione? No, perché c'era stata prima, diciamo, una fase in cui i ragazzi mi avevano pure un po' fatto una grande festa, e credo che quello della Coppa ho preferito, diciamo, era un qualcosa che riguardava loro, come squadra, e quindi ho preferito, insomma, stare un po'... Quanto costa in Serie C mantenere una squadra? Tantissimo, costa molto, ora non le dico quanto, ma costa molto, non è semplice, costa molto. E se venisse un imprenditore adesso, guardi, questo è un assegno, acquisto io la società, me la venderebbe? No, venderla no, però se ci sono imprenditori, come ho sempre detto, anche perché comunque sarebbe anche una bella cosa quella di condividere con altri, insomma perché no? Sì, lei lo lancia spesso questo appello, sì, però sì, non ha intercettato o non sono piaciuti l'imprenditore, le proposte, non sono piaciute le proposte che sono arrivate? Ma alcune non sono piaciute, poi comunque un mondo imprenditoriale a Cosenza importante, insomma, manca, diciamo. Io credo che invece ora si deve ragionare
in termini anche regionali, quantomeno provinciali, perché comunque Cosenza nel palcoscenico, diciamo, del calcio e anche come messaggio proprio per gli imprenditori, io l'ho visto con la mia azienda, il calcio riesce, diciamo, se lo fai bene riesce anche a dare segnali di riscatto, segnali positivi e anche segnali per la nostra Calabria che possono, come dire, aiutare lo sviluppo, perché poi lo sviluppo in una regione dove c'è solo assistenzialismo, solo enti, io penso che lo sviluppo lo fanno gli imprenditori e gli imprenditori possono attraverso il calcio veicolare tutto quello che di buono c'è nella nostra regione. Senta, ma il calcio ha veicolato situazioni positive per la sua azienda o no? A livello, devo dire sì. Sì, tante cose positive, perché io come azienda non ero conosciuto, nonostante l'azienda ha 30 anni. E, a livello nazionale, devo dire, anche a livello regionale, ma a livello nazionale, diciamo che insomma, credo che ha aiutato. Aiutato, sì, aiuta sempre la visibilità in questi aiutato casi. Perché se lo fai bene si vede. Quindi quando fai una cosa bene, fatta bene, poi si vede. Insomma. Senta, la B un punto d'arrivo per lei è un punto di partenza? Una domanda che si fa in questi casi, la devo fare. No, è di partenza. In che senso ci faccio la B di partenza? Nel senso che mira... Ma la partenza sta nel fatto che dobbiamo, innanzitutto ci dobbiamo strutturare meglio e quindi questo bisogna appunto... Noi abbiamo già risorse umane importanti, però credo che dal punto di vista amministrativo dobbiamo rafforzarci e queste persone credo che vanno cercate, già su questo ci stiamo muovendo. E poi credo che abbiamo una responsabilità grande che è quella dello stadio, che oltre al rettangolo di gioco che deve essere perfetto, rispetto a quello che abbiamo fatto finora, abbiamo tutto il sistema, diciamo, che il calcio oggi sviluppa, che è appunto l'area hospitality per esempio, dove gli sponsor devono avere momenti di condivisione e lì la dobbiamo migliorare, perché devono essere anche momenti di incontro per discutere, per affrontare anche temi sia del sociale sia di quello che poi in effetti insomma si riesce. Secondo lei, in termini di percentuale, che valore ha assunto oggi la società col passaggio dalla Serie C alla Serie B? Ipotizziamo una percentuale. Ma io, guardi, la percentuale so solo che è un altro mondo. E quest'altro mondo significa... Quanto pesa quest'altro mondo secondo lei? Ma io credo che abbiamo fatto un salto da 1 a 10, siamo arrivati almeno a 8. A 8. Lei mi diceva prima di andare in trasmissione che doveva quasi costringere, tra virgolette, gli sponsor ad avvicinarsi al Cosenza. Adesso dice da qualche giorno sono loro che corteggiano il Cosenza. Sì, ma questo perché comunque la Serie B dà una visibilità più importante, perché comunque la Serie B è un qualcosa di diverso rispetto alla C, perché comunque noi disputiamo le partite con il Verona piuttosto che con la Salernitana, con il Palermo, abbiamo un palcoscenico dove si incrementerà tutto e ci sarà una visibilità importante, poi tutte le varie, diciamo, emittenti nazionali, come dire, mentre prima non ne parlava nessuno, o quasi, ora ne parleranno tutti. Senta, lei la prima cosa che ha fatto ha chiuso l'accordo col tecnico per il prossimo anno. È una cosa che ha fatto perché ha sentito, si è sentito una sorta di passaggio di riconoscenza verso l'allenatore o perché è convinto che sia l'uomo giusto?
No, io sono convinto, tant'è vero che nella fase, diciamo, di presentazione a gennaio dei nuovi arrivati, accennai che una delle cose che avremmo fatto era quella appunto della riconferma di Braglia, perché lui ho visto che ha delle capacità tecniche, ma direi anche umane, di gestione del gruppo che sono veramente importanti, che poi quello un po' che ha fatto la differenza. È chiaro che poi non l'ho fatto perché ci sono stati anche momenti negativi, come sapete noi per esempio la Coppa Italia io ci credevo anche, lì non abbiamo fatto benissimo, poi c'è stato qualche partita in casa che non è andata bene, però lui lo sapeva, che poi l'ho detto anche agli stessi ragazzi, poi chi mi conosce sa che insomma al di là della riconoscenza, ma se siamo arrivati dove siamo arrivati è chiaro che... Riconosce il merito, diciamo. Il merito, perché la riconoscenza va in questa direzione, per cui l'ho fatto in una maniera anche quasi naturale. E il direttore invece sportivo Trinchera, com'è, ha la stessa considerazione? Direttore sportivo, devo dire che non solo, ma forse ce l'ho la stessa considerazione, se non un tantino in più, perché lui anche in un modo silenzioso è stato veramente molto, come dire, ha sofferto in silenzio e poi abbiamo visto che i calciatori che ha portato lui, che ha individuato lui, insomma sono stati quelli che poi ha messo a disposizione a Braglia, per cui hanno fatto la differenza. Lei si è avvicinato a Cosenza senza essere un appassionato di calcio, no? Diciamo. Sì, non conoscevo. Non conosceva il calcio, non lo seguiva il calcio, man mano si è innamorato di questo gioco, adesso vive con intensità, non solo per il ruolo che occupa la società, ma è diventato una sorta di tifoso anche della squadra. Quindi l'ha vista giocare, l'ha vista all'inizio del campionato, l'ha vista alla fine del campionato. Lei pensa che con questo organico si possa disputare un campionato dignitoso in Serie B? Ma io penso di sì. Tant'è vero che noi già l'anno scorso, quando abbiamo giocato col Pordenone, poi alla fine i ritocchi che noi abbiamo fatto e che in pratica io ho condiviso, diciamo, andavano in questa direzione. Questo organico è un organico, secondo me, che va come si dice in gergo, puntellato, ma nell'ordine di, se dico 5? No, io penso bastano anche 3 o 4. 3 o 4 calciatori? Sì. Li avete già individuati, insomma. State già lavorando. Trinchera sta lavorando già su questo. Quindi questo però presuppone anche, come dire, la riconferma del blocco, no? Dei più promettenti anche, o no? Ma quelli che comunque hanno dimostrato, non tanto nella fase dei play-off, ma che hanno dimostrato comunque di essere, diciamo, capaci, perché i risultati non si ottengono così. C'è un calciatore simbolo che è particolarmente simpatico, o forse perché incarna proprio lo spirito di questo gruppo, di questa squadra? No, perché sono tutti, hanno, da questo punto di vista, noi nelle ultime partite, ma anche prima, io prima delle partite stavo insieme a loro e quindi abbiamo sempre condiviso tutto, e quando si discuteva, si parlava, io mi sembrava di assistere, di parlare con un unico soggetto, quando invece loro erano 22. E questo è stata anche la forza, il fatto di essere uniti e di avere un solo obiettivo, quello di fare bene e conseguire quello che poi in effetti è stato il risultato. Durante i play-off, quanto è che ha avuto contezza che si poteva centrare l'obiettivo? Ma penso, la partita un po' che temevo era non tanto quella col Trapani, era quella con la San Benedettese, quando siamo andati a San Benedetto, perché lì mi sono trovato di fronte 12.000
diciamo, spettatori, del, tifosi del, della San Benedettese, che erano veramente attrezzati a fare un tifo corale in una maniera... Lì ho avuto qualche, diciamo, nel risultato, insomma, ho avuto qualche, però poi, insomma, come hanno iniziato a giocare... E poi da quel momento in poi ho detto siamo in Serie B, non credo. No, perché poi abbiamo fatto sempre partita dopo partita, però se lei ha visto le partite, a me quello che impressionava era che ogni gol la panchina esultava più dei ragazzi in campo. Quindi noi avevamo veramente, i ragazzi erano tutti, diciamo, per l'obiettivo. Quindi diciamo che un 60% del merito va ascritto al tecnico, no? Ma il tecnico, ora la percentuale non glielo so dire, il tecnico ha fatto il suo dovere, ma è andato anche oltre, perché con la sua esperienza credo che è intervenuto, e poi anche nelle fasi delle partite ha dimostrato di saper leggere le partite, quindi diciamo che... Ma la cosa più importante è che alcuni ragazzi, alcuni giovani, lui è riuscito praticamente a tirare fuori il meglio di loro stesso. Ma dietro a questo, vi ripeto, a fianco al tecnico c'è stato sempre presente anche Trinchera, che non va assolutamente, diciamo, sminuito, perché lui è un tecnico che sta a fianco alla squadra e al mister. Poi l'altro, che non se ne parla, ma vi posso assicurare, il secondo, il preparatore atletico, quindi Occhiuzzi, Vincente, Fischietti, sono, chiaramente c'è anche Ercolino, ci sono altri, tutta questa componente che se ne parla poco. Occhiuzzi è un ragazzo veramente che applica, diciamo, un po' anche i sistemi moderni, e quindi questo ha aiutato molto. Diciamo anche che in gergo siamo un tattico, no? Il tattico è un po' quello che è stato anche molto molto... Mando la pubblicità, ci vediamo tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Allora, torniamo in diretta con il presidente del Cosenza Calcio, Geno Guaraccio. Allora, abbiamo affrontato temi adesso parte questa campagna, c'è da fare il rafforzamento dell'organico della squadra, c'è anche però da vedere quanti effettivamente saranno quelli che trasformano l'entusiasmo, il risultato ottenuto, con un aiuto concreto, cioè sottoscrivendo abbonamenti, no, perché poi di questo si tratta. No, ma è chiaro che l'entusiasmo è stato un entusiasmo dove ha coinvolto... Mai visto una cosa del genere? Sì, mai visto. Ha coinvolto veramente tantissime, sia Cosenza, la provincia, ma anche a livello regionale, perché sarà che, insomma, in qualche modo, col fatto che io vivo a Lamezia e nello stesso tempo lavoro su tutta la regione, insomma... Vive a Lamezia ma è di parenti, no? Sì, ma io sono di parenti, quindi, assolutamente sono... Anzi, a Lamezia magari avevano detto, ma come, poteva investire qui, potevamo fare noi un percorso. Ma quello, insomma, tutti dicono questo, ma poi sono... Io sono fondamentalmente, le mie radici sono di parenti, io sono della zona del Savuto... anzi, per esattezza, la zona di Spineto. Quindi, è una località praticamente che è proprio, diciamo, che Spineto poi è anche Aprigliano, proprio esattamente, la zona proprio, l'altopiano della Sila. Perfetto. Dove io ho veramente i ricordi più belli e dove spero che in futuro i politici, questo l'ho detto anche pubblicamente in un'altra occasione, riescano a capire il valore di quest'altopiano, anche per organizzare un centro sportivo, specialmente per i ritiri, che non c'è posto più bello dell'altopiano della Sila. Sono 30 anni che si tenta di rilanciare la Sila, ma non si mai riesce, non si riesce a centrare l'obiettivo. Una squadra di Serie B però deve avere un centro sportivo, no? Poi se vuole guardare lontano, come dire, ha necessità di attrezzarsi da questo punto di vista. Un centro sportivo è il passaggio necessario.
Guardi, per il futuro il sindaco Chiuto sta avviando tutto un progetto per rifare il nuovo stadio e anche tutta l'area, per riqualificare tutta l'area intorno alla Marulla. Questo però è chiaro che se siamo bravi si realizzerà fra un paio d'anni. Noi ora dobbiamo colmare questi due anni e dobbiamo, come dire, intanto coccolarci bene il San Vito Marulla, perché questo ci sono, proprio ieri ci hanno lasciato un elenco di cose da fare. Di cose da fare, sono cose da spendere molto. Ma molto no, però sono cose che vanno fatte in un giro di un mese, perché se non si fanno queste cose non ci fanno giocare, perché la Serie B è molto rigida su questo. Noi poi dobbiamo organizzare il settore giovanile in un modo diverso di come lo stiamo organizzando. Io chiederò al sindaco e a tutte le scuole calcio e i campi che ci sono presenti, perché possono riservare a Cosenza Calcio, perché senza queste strutture, nell'attesa di fare quelle poi future, quelle nuove, noi abbiamo bisogno, pensi che dobbiamo fare anche la squadra femminile, oltre che gli anni 15, 16, eccetera, eccetera. Per cui dobbiamo fare un qualcosa come sei squadre. Tutto in fretta deve fare adesso. Sì, tutto in fretta. C'è un mese, si è giocato le vacanze. Tutto in fretta, perché facendo i play-off siamo arrivati un po'... Si è giocato le vacanze. Però noi siamo abituati e credo che ce la possiamo fare. Quindi bisogna accelerare. Assolutamente, bisogna accelerare. Infatti ieri abbiamo lavorato fino a notte per la questione stadio, oggi anche, quindi stiamo... In questo periodo lo dedica al calcio, diciamo, ma un questo po' lasciato... Questo periodo lo dedico al calcio, è chiaro, non totalmente, perché comunque devo anche insomma, portare avanti... Senta, che rapporti ha con i presidenti delle squadre, altre squadre calabresi? Ottimo. Siete sentiti, sono congratulati? Con... Sì. Allora, noto, un rapporto splendido... Pippo praticò. Mimmo praticò. Ah, Mimmo praticò. Un rapporto veramente squisito, così come pure quello del Rende e anche quello della Vibonese. E con Crotone? Con Caffo, eccetera. Renna pure, insomma, abbiamo un rapporto buono. Un po' così. No, è buono. Si può per esempio immaginare in un futuro un rapporto più stretto con Rende, visto che uno fa la C1, uno fa la Serie B, visto che sono a pochi... Ma noi avevamo avviato con loro un ragionamento di creare addirittura una sorta di fusione, proprio per dare più forza all'area, diciamo, no? E io spero di riprenderlo e vedere se... Quindi non è tramontata questa? No, non è tramontata, perché loro l'ho visti disponibili e quindi si tratta ora di capire in che modo, e secondo me a distanza di poco è un qualcosa in cui... Cioè si lascerebbe una squadra in C1 e l'altra in B con un'unica proprietà? Ma ora la formula... Ma questo è possibile secondo lei? È ipotizzabile una cosa del genere o no? Ma questo è possibile, perché comunque ci sono situazioni di questo tipo, per esempio lo Tito la fa con la Serie B e con la Serie A, ora so che ha preso anche un'altra squadra, eccetera. È tutto possibile se si fa nei modi giusti. L'importante è quello di non creare doppioni, perché i doppioni non servono a nessuno, e poi il Cosenza in ogni caso ha come dire, la storia, lo zoccolo duro. Quindi come dire, noi siamo un po' la guida, siamo un po' il faro, e credo, mi auguro che lo diventiamo anche a livello regionale, perché in questa regione c'è bisogno di calcio, vogliono calcio, e quindi insomma il Rende potrebbe comunque trovare una forma dove loro si occupano di determinate attività. Insomma, lei vede anche, cioè, adesso vede altro, vede, come dire, sì, consolidarsi, io... e poi guardare oltre, no? E il suo sì, modo ma di agire. Io guardi, su questo abbiamo anche avviato con gli altri presidenti, il noto stesso, Cafo e Praticò, proprio un qualcosa che come dire, possa servire all'intera Calabria. Ecco, quello che dicevo prima,
C'è quello che ci dobbiamo strutturare, perché il problema di questa Calabria è che non siamo strutturati bene, e quello anche di creare, come dire, dove c'è noi per fare il ritiro, dobbiamo avere delle strutture. Strutture che ce ne sono e sono poche. So che il Catanzaro è andato fuori e non è giusto, perché noi dobbiamo valorizzare il nostro territorio, perché il nostro territorio è bellissimo, anzi dobbiamo fare strutture per far venire le altre squadre in Calabria. Ma ancora non siamo pronti, onestamente. Non siamo pronti, ma non è una cosa diciamo complicata, e non è nemmeno una cosa difficile, si potrebbe fare pure nel giro di poco. Dipende sempre da una volontà. Il problema del calcio è che è sempre stato visto come un elemento negativo, dove gli imprenditori e la politica sono stati sempre, l'hanno visto come un qualcosa legato alle elezioni, cioè a un loro tornaconto di visibilità solo per un calcolo elettorale. Non è così, perché lo sport in futuro sarà una di quelle componenti, insieme all'ambiente, trainante per l'economia. E la Calabria potrebbe fare tantissimo in questo. Ha un modello, una squadra in Serie A a cui si ispira? Vorrebbe raggiungere magari quel tipo di organizzazione, avere un certo tipo di risposte sul campo? L'Atalanta. L'Atalanta. Per me l'Atalanta è la squadra. Ha rapporti col presidente, con la società o no? Sì, no, insomma, però l'Atalanta la vedo... Senta, in questi giorni, quando appena al triplice fischio finale di Pescara, immagino che c'è stata una sorta di attenzione rivolta verso Cosenza, no? Magari chiamano procuratori, si propongono calciatori, no? Ma è un po' un fatto fisiologico, è un fatto quasi normale. È chiaro che quando consegui un grande risultato sei un po' più attenzionato, e quindi tutti quelli che sono in questo mondo, insomma, però devo dire che si sono fatti sentire anche persone per bene, quindi insomma... No, dicevo magari procuratori di calciatori che sono... in fine carriera, altri che vorrebbero proporre giovani speranze, insomma, c'è sì, questo? Sì, questo sì, ci sono, ma io in questo lascio fare a Trinchera, perché comunque il ruolo è suo. Non hai mai messo becco per quanto riguarda l'assunzione o meno di... Non credo. Mai no, perché ho fatto anche, quindi. Diciamo... Perché poi alla fine la decisione finale... Cioè, comunque, firma lei, insomma. Sì, non quello, la decisione finale è quello. Lì ci voglio guardare bene, e quindi quando si tratta di concretizzare intervengo. Cioè, una struttura così, il calcio va, come dire, va gestito anche con parsimonia o no? Assolutamente sì. Lei sta molto attento ai conti, insomma, no? Attentissimo, perché sono risorse chiaramente... che provengono da contributi, che provengono dai tifosi, i quali pagano il biglietto allo stadio, e sono risorse, per me, risorse direi quasi pubbliche, anche se poi comunque ci metto anche le mie risorse. Però da questo punto di vista bisogna gestirle in un modo molto molto parsimonioso, perché poi in questo modo, se lei considera che su 60 squadre che siamo in Serie C, cioè, noi siamo riusciti, probabilmente rispetto ad alcune del nord, ma anche del sud e del centro, a spendere un terzo, e siamo riusciti a un terzo, anche un quinto rispetto a chi ha speso di più. È sempre così, Non è sempre così, assolutamente, no. Non è sempre così, però comunque questo è una componente che ultimamente pensi al Benevento. Il Benevento, quando ha speso di meno, è riuscito a salire. Quindi non è sempre spendendo di più che riesci a garantire. Quello che è necessario ed è importante invece avere
Però le cose necessarie bisogna farle, quelle che sono indispensabili. È chiaro. Senta, non so se gliel'hanno chiesto, ma lo chiedo io, a chi la dedica questa vittoria? Allora, io l'ho già detto, alla Calabria. Alla Calabria, quindi ha questo sguardo rivolto a tutta la regione. Perché e quindi va oltre i campanili, oltre la rivalità sportiva, oltre tutto? Sì. Alla Calabria. Ma lei pensi che in Calabria abbiano gioito per la vittoria, per questo lo dice, per la vittoria del Cosenza? No, perché la Calabria da fuori è vista come una regione, diciamo, negativa, una cenerentola, e quindi dare un messaggio del genere, spero che la Calabria possa, come dire, riappropriarsi, come dire, di se stessa, per poter avere quel riscatto e per poter, diciamo, dare anche una risposta positiva. E questa è stata una risposta positiva in un momento e in un modo dove la Calabria ha sempre avuto negatività o comunicazioni. Lei ha lanciato, diciamo, ha messo nelle mani di questa regione questo risultato sportivo. Ma questa regione ha in qualche modo, come dire, apprezzato, lei dice, questo dono che lei ha fatto? Io dico subito di sì, perché io faccio parte di Confindustria, conosco bene anche il leader ora regionale di Natale Confindustria, Mazzucca. Natale Mazzucca. E vi posso assicurare che lui si spende tantissimo per la regione, e si stanno facendo grandi cose. Quello che diciamo sempre è che questa regione è divisa, ora che sia divisa sul campo va benissimo, ma su determinati temi non dobbiamo essere divisi, ma dobbiamo essere piuttosto uniti il più possibile. Come dire, un salto culturale non da poco, insomma. Ma è il nostro limite, noi dobbiamo tentare uscire da questo meccanismo, perché è quello che a noi ci limita, è quello che poi alla fine non ci fa esprimere le potenzialità dell'intera regione. Senta, se le venisse offerta la possibilità di portare a Cosenza un grande nome, un calciatore che ha una sua... no? Che farebbe? Ma certamente... Potrei valutare, anche se io faccio parte di quei presidenti in cui a me piace l'organico. Non credo che con i fuori classe puoi fare grandi cose. Secondo me invece è bene avere tutto un organico che sia, diciamo, unito, e che tutti insieme possono fare bene. Poi è chiaro che se c'è il famoso attaccante, il famoso bomber, quello ci sta, ma si potrebbe anche fare. Potremmo anche fare. Senta, Tutino e Palmiero, insomma, con Napoli sono buoni rapporti, mi pare, no? Sì, penso che possiamo sicuramente trattenerli. Ha avuto assicurazione in tal senso, sì. Ma assicurazione fino a quando non si firma. È chiaro. Però le sensazioni però, diciamo, sono... che invece per c'è anche la volontà dei ragazzi. Invece per Okereke che ci sono dei problemi. Okereke è un qualcosa in cui dobbiamo attendere, appunto, il ragazzo, e sicuramente pure lui è disponibile. Il problema è che dobbiamo, la proprietà non è nostra, e quindi dobbiamo aspettare lo Spezia. Così, a livello di ipotesi, perché poi queste cose vanno valutate caso per caso, diciamo la riconferma di 8/11. Sì. Più o meno questo. Più o meno, sì. 8/11 e poi con i nuovi insesti, insomma. Sì. Allora, io voglio dire, si parte da questa base. Ma il tecnico le ha chiesto qualche elemento in più, qualche, ha fatto più o meno un'ipotesi di organico, no? No, non abbiamo ancora parlato, ma conoscendolo credo che lui, insomma, non è, insomma, lui è uno che fa l'allenatore, e quindi poi si mette a disposizione lì quello che in effetti poi inciderà su tutto.
e Trinchera. Stefano e so Trinchera. Quale lei ha grande stima e grande fiducia, mi pare di capire. Assolutamente sì, perché comunque... È il migliore dei direttori sportivi che ha avuto? Oggi sì, è il migliore in assoluto, ma al di là di questo... No, le dico questo, perché un leccese vince a Cosenza, un cosentino vince a Lecce. Ci ha pensato a questo? No, veramente. Lui non è proprio di Lecce, perché è di paesino lì vicino. Però sì. Leccese, insomma, no? Sì. Il Lecce, calcio. A proposito, a Lecce è arrivato qualche messaggio di... Il presidente mi ha chiamato Sticchi Damiani e si è complimentato tantissimo. Sì, sì. Diciamo i presidenti delle società. Insomma, sì, mi hanno chiamato quasi tutti, perché il rapporto, essendo in Lega, ce l'ho con tutti molto buono. E quindi mi hanno chiamato anche quelli che sono in Serie B, alcuni che conosco. Quindi diciamo che a livello nazionale il Cosenza ha una sua, diciamo, stima, è stimato, ma è stimato perché sanno tutti che ci siamo arrivati a questo risultato. Ci siamo arrivati perché noi abbiamo, come dire, messo in campo le buone pratiche e i valori del calcio. Mi dia un voto, per esempio, per la tifoseria cosentina. Darei 11, ma dico 10. 10. Quant'è che ha sentito, ha avvertito proprio il calore, ha avvertito questa atmosfera, ha avvertito e si è reso conto che cos'è potenzialmente questo bacino utenza? Ma nella fase dei 18.000, che abbiamo dovuto faticare non poco per aprire tutti i settori, anzi ringrazio pubblicamente Sua Eccellenza il prefetto, il questore, il colonnello, diciamo, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, tutte le autorità, nonché quello dei Vigili del Fuoco, i quali si sono veramente spesi insieme al sindaco per fare in modo che i 18.000 potessero essere tutti presenti al summit. Allora, siamo in chiusura, io le lascio con la telecamera, guardi la telecamera, mandi un messaggio ai tifosi che hanno così in maniera determinante, io dico, contribuito a questo traguardo. Prego, lo dice la telecamera. Intanto grazie per quello che avete fatto, è stata una cosa bellissima, fantastica. Ora viene il bello, come si dice, dobbiamo continuare e dobbiamo tutti insieme continuare facendo quello che avete fatto nelle ultime partite, perché questo, solo in questo modo possiamo garantire la permanenza del Cosenza. Quindi confido in voi, perché solo insieme, come ho sempre detto, se le componenti sono tutte insieme, compreso la tifoseria, tifoseria, sportivi e tutto quello che praticamente noi riusciamo a dare, è il modo per essere vincenti e per essere veramente, per dimostrare all'Italia intera che siamo tornati in Serie B in un modo diverso, più convinti e più forti. Grazie. Si è commosso? No? Quando sì, un pochino sì. Ha pianto? No. Pianto no, però mi sono commosso. Non se lo sarebbe mai aspettato di commuoversi per un risultato sportivo, no? No. Però capita anche questo, nella vita si cambia, no? Capita, è stato anche bellissimo. La campagna abbonamenti quando... Nei prossimi giorni avvieremo anche questa. Grazie, buon lavoro. Grazie, grazie a voi, quanto grazie ci hanno seguito, arrivederci. Grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo.